La nostra storia inizia nel 1211, quando San Francesco venne nelle nostre campagne, secondo la tradizione, e qui costruì un primo nucleo di seguaci e favorì la costruzione di un primo convento, che poi dopo è diventata la Pieve dei Santi Michele e Francesco a Carmignano. La pieve ha un grande valore per la comunità e è di per sé anche uno scrigno d'arte, infatti conserva al suo interno la Visitazione di Jacopo Carucci, detto il Pontormo, che è qua da diversi secoli. L'opera venne commissionata dalla nobile famiglia dei Pinadori, che erano dei mercanti di colori, che erano amici dei Medici e avevano proprietà qua a Carmignano. I remember my own first encounter with the painting when I was an undergraduate student studying in Italy. I was brought by a teacher to Carmignano, and the parish priest opened up the locked church and allowed us to come inside. And I remember the magic of discovering a work as extraordinary as Pontormo's Visitation in such an out-of-the-way setting. I have now had the good fortune to work with this painting as co-curator of an international exhibition in Florence, New York, and Los Angeles. Pontormo's Visitation is traveling with an important message of preservation. Part of the magic of encountering art in Italy is the joy of discovering a work like the Visitation in a place that we might not otherwise have visited. But the problem, of course, with maintaining artistic patrimony in such contexts is ensuring its protection and safety. And often the buildings that house these works are as old as the works themselves. They require enormous attention and care in order to keep them sound, healthy, and safe environments in which to preserve these works of art. Il progetto di restauro parte da un primo intervento indispensabile, il recupero del tetto. Vedete in che situazioni siamo. Dopodiché bisogna passare al ripristino delle murature. È necessario rendere di nuovo agibili le stanze del vecchio convento, compreso il refettorio e il chiostro, così come dobbiamo salvare dall'incuria l'oratorio della Compagnia di San Luca con i suoi affreschi e le decorazioni ottocentesche. Questi spazi diventeranno non solo nuovamente il fulcro della vita sociale della nostra comunità, ma si apriranno alle visite da parte di amanti dell'arte di tutto il mondo. Noi vorremmo creare il nuovo Museo della Visitazione, un luogo per conservare e comunicare il capolavoro del Pontormo in quella che da sempre è la sua casa. Ecco, oggi abbiamo l'occasione di salvare dal degrado e del tempo l'intero complesso della Pieve, a partire qua dal chiostro, dalla chiesa, da tutta l'area conventuale e dal suo nucleo originario, che è la Cappella di San Luca. Per questo chiediamo il vostro contributo, perché vogliamo proteggere questo luogo, vogliamo restituirlo alla sua antica bellezza, vogliamo dare alla Visitazione del Pontormo la cornice che si merita.